Se la corsa alle vaccinazioni fosse un gran premio, allora le regioni sarebbero le vetture in gara. Ma al contrario della Formula 1, per arrivare alla messa in sicurezza del paese, la velocità in pista dovrebbe essere più o meno uguale per tutti. Così però non è. Sì, perché se c'è un dibattito che non accenna a rallentare, è quello sull'efficienza dei territori. A mettere un po' di ordine tra le scuderie è stata Utrend, elaborando un indice che sintetizza settimana per settimana, regione per regione, la somministrazione dei vaccini. 5 i parametri. I vaccinati tra gli over 80 e gli over 70, l'accelerazione del ritmo delle somministrazioni rispetto alla settimana precedente, i vaccinati nelle RSA e infine le dosi utilizzate sul totale di quelle ricevute. L'Italia, diciamo, non sta andando malissimo rispetto al totale di dosi che le sono state consegnate. L'iniziale scelta di limitare AstraZeneca ai soggetti tra i 18 e i 55 anni ha fatto sì che siano state vaccinate tanti milioni di persone di fasce meno a rischio. Allora vediamo la classifica stilata da Utrend. Nelle prime sei posizioni troviamo Alto Adige, Trentino, Molise, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. In fondo alla classifica parecchio sud: Calabria, Sardegna, Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Tra le peggiori 10 troviamo poi la Lombardia e la Sicilia. In rimonta invece Campania, Umbria e Toscana. Insomma, effetto figliuolo o meno, la sensazione è che le vaccinazioni corrano più lente e meno efficacemente di quello che dovrebbero. A livello regionale ci sono stati dei cambiamenti, in particolare alcune regioni che all'inizio della campagna erano partite in modo un po' più timido, in particolare al nord, stanno piano piano recuperando in un quadro di sostanziale stabilità. Certo. Allora, intanto